Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. È finalmente terminato il mercato ed è ora di tirare le somme. Chi è stata la squadra a fare il miglior mercato? Chi è stata la squadra a fare il peggior mercato? Io provo a dare una mia opinione personale. Prima di iniziare però due precisazioni. In questo video saranno condivise solamente le prime 10 squadre in ordine alfabetico della Serie A. Le successive 10 usciranno in un altro video comunque questa settimana, quindi rimanete sintonizzati sul mio canale se non volete perdervelo. Inoltre voglio mettere bene in evidenza, quindi ricordatevelo, mettetevelo qui sopra in alto, fissatevelo, che il voto del mercato, oltre ad essere soggettivo, quindi immune da qualsiasi critica, perché potete benissimo dire no, la mia opinione è diversa, ma non potete criticare quella che è una mia idea, non rispecchia l'effettiva forza di una squadra, è solamente dato in base a diversi valori, quali miglioramento della rosa, comunque acquisti, magari giocatori non ceduti, giocatori ceduti, quindi non vuol dire quanto è forte una squadra da 1 a 10, ma solamente quanto è efficace il mercato che ha fatto, quindi potrebbe benissimo esserci la Juventus all'ultima posizione e il Crotone alla prima. Fatte queste due doverose premesse, possiamo benissimo iniziare il video. Partiamo ovviamente dall'Atalanta Bergamasca Calcio. E mentre vi parlo di questa compagine, ne approfitto per dirvi che ho visto il video del Green, ma prima di vederlo mi ero già comunque scritto la mia scaletta con i miei voti. Questo perché ho visto che diverse squadre sono veramente simili come valutazioni, invece altre sono totalmente opposte. Per esempio, secondo me l'Atalanta ha fatto un ottimo mercato e quindi gli diamo 6,5. Ha fatto praticamente due cessioni top, una è Boriello a fine contratto e una De Ron che è costato anche tantissimi soldini. Ah no, tre, dimenticavo, Cigarini. Sappiamo benissimo che Gasperini è un allenatore a cui non piace tanto il regista e quindi non poteva coesistere. In compenso sono arrivati Paloschi, che potrebbe essere un attaccante che segnerà tantissimi gol in questa stagione. È rientrato Kessi dal prestito al Cesena e ha già segnato 3 gol in 2 partite, e Zukanovic in prestito dalla Roma. Squadra costruita a immagine e somiglianza del tecnico, che può giocare come un 3-4-3 o un 3-5-2, ma soprattutto non è andato via il Papo Gomez. Il mercato del Bologna invece secondo me merita un 6. Fisso, né di più né di meno. Destro è rimasto a Bologna, Matteo è un attaccante che ha segnato sempre tantissimo in carriera, è sempre stato sfortunato e quest'anno potrebbe essere il suo. Giaccherini è finito il prestito, Diawara è finito al Napoli, Rossettini al Torino. Crazy, Viviani e Gemai invece sono secondo me gli acquisti che maggiormente diranno la loro in questa stagione. E occhio a Nagy perché potrebbe essere un bel giocatore. Il Cagliari invece merita un abbondante 7,5. È tantissimo 7,5 per una neopromossa. L'unica cessione importante monetizzata è l'addio di Barmo, che comunque non faceva più parte della rosa da qualche anno. Su tutti sono arrivati 3 giocatori di qualità, come Boriello, Isla e Bruno Alves. Secondo me è un'autentica rivoluzione sarda. La squadra è ora è competitiva per la Serie A e secondo me affronterà una salvezza tranquilla. E inoltre ha preso il talismano Padova. Il mercato del Chievo invece è difficile da valutare, io ci metto un 5 ma non saprei che altro fare. Praticamente è solamente partito Bizzarri in direzione Pescara per arrivare a Sorrentino, un ritorno. È arrivato anche De Guzman, ma comunque la squadra è rimasta quella dell'anno scorso e quindi a livello di mercato è solamente un 5. Poi non ripeto, non vuol dire che il Chievo si sia indebolito, però il mercato è stato inesistente. Il Crotone è veramente difficile da valutare. Tutte le volte ci tengo a precisarlo, io non seguo la Serie B e quindi è difficile fare una valutazione tra la Serie B e la Serie A. Informandomi ho visto che Budimir era veramente una stella della squadra la scorsa stagione e che quest'anno è andato alla Sampdoria, ma comunque il Crotone lo perde. Io ho dato 5,5 solamente per il coraggio di essere andati a comprare tanti giocatori che hanno già giocato in Serie A nell'ultimo giorno di mercato. Rotte Falcinelli su tutti. Il Crotone mi ricorda un po' il mercato del Frosinone dello scorso anno. Invece con l'Empoli vado duro, infatti è un 4,5. 4 cessioni top non rimpiazzate adeguatamente. Zielinski, Paredes, Tonelli e Mario Rui. 2 alla Roma e 2 al Napoli. Zielinski e Paredes per fine prestito. E gli altri 2 hanno incassato. Pasquale, Girardino e José Mauri non sono comunque nomi all'altezza di quelli che sono partiti, anche perché l'Empoli era una macchina perfetta costruita prevalentemente sulla difesa, mercato che non mi è piaciuto. E anche alla Fiorentina gli devo dare 4,5. Un mercato strano, soprattutto perché la squadra di per sé è strana. Quando feci il video della Fiorentina del calciomercato insieme a quello del Sassuolo, dissi che comunque la Fiorentina era una squadra difficile da valutare perché comunque il mercato non era ancora delineato, e ora che è chiuso lo è ancora meno per quanto mi riguarda. E avete detto che non ho capito il calciomercato della Fiorentina, è vero, non l'ho capito. Sicuramente gli acquisti importanti sono stati il ritorno di Teio, l'arrivo di Sanchez e l'arrivo di De Maio, ma ci sono anche tante cessioni importanti come quella di Marcos Alonso nell'ultimo giorno di mercato senza trovare esattamente un sostituto vero e proprio. Poi però sono arrivati tantissimi giovani che io non conosco e quindi posso solamente dire che a me non è piaciuto, ma che probabilmente sarà stato un bel mercato. Invece quello del Genoa mi è piaciuto, gli do un buon 6,5. La rivoluzione in casa Genoa c'è tutti gli anni, ma quest'anno ha maggior ragione, è cambiato il mister. Suso è andato via per fine prestito, Perotti è stato riscattato dalla Roma lo scorso anno e Ansaldi è andato all'Inter. 3 cessioni pesanti, ma sono entrati
stati Ocampos, Miguel Veloso e Laxal. E inoltre la cosa più importante è stato trattenere Perin e Pavoletti, richiestissimi. All'Inter invece do un ottimo 8. L'unica partenza effettiva dalla rosa dello scorso anno è Juanjesus alla Roma. E poi contiamo tantissimi acquisti di alto livello, li devo citare tutti: Barega, Ansaldi, Candreva, João Mario e Gabigol. Brozovic addirittura è riuscito a rimanere all'Inter. Con un terzino forte in più il mercato sarebbe stato assolutamente da 9. Cáceres, Maicon svincolati potrebbero essere il nome giusto. E arriviamo a quella che secondo me è la regina del mercato italiano e forse anche europeo. E sì, sono di parte, ma un mercato del genere non lo fai neanche nella carriera di FIFA. Tra Juventus 3 ci sono importanti: Morata, che si sapeva già, Pogba, che è stato il giocatore più costoso nella storia del calciomercato, e Cuadrado per fine prestito. E va bene il talismano, ma non diciamolo più. Sono arrivati nell'ordine Pjanic, Dani Alves, Piazza, Benatia, Higuain e Cuadrado è riuscito addirittura a ritornare. Inoltre, in tanti non se lo ricordano, ma è stato addirittura riscattato Lemina. Il mercato della Juve è da 9,5 per forza, con un sostituto di Pogba, quindi con un Vissero, un Matuidi o qualsiasi altro centrocampista un pelo di qualità, sarebbe stato addirittura da 10 lodi. La grande forza della Juve è stata quella di indebolire Roma e Napoli, sottraendoli due dei loro giocatori migliori. Queste erano le prime 10 valutazioni quindi sul mercato. Fatemi sapere qui sotto le vostre opinioni. Io come al solito vi invito a lasciare un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non avete ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che potrebbe essere addirittura la seconda parte, che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.